Salve a tutti, bentornati con le lezioni di Sagreras. Questa è la lezione numero 85, quindi è anche la penultima lezione. Vi ricordo che questa lezione qui avrà 16 battute con un tempo di 6 ottavi e una tonalità di Do maggiore. Andiamo subito a vedere la prima battuta. La prima battuta avremo i due Do, dito 1, primo tasto, seconda corda, dito 3, terzo tasto, quinta corda. Partiamo suonando la quinta corda e il micantino a vuoto. Poi suoneremo la terza e la seconda corda. Con la mano destra ho suonato pollice, anulare, quinta e prima corda, l'indice la terza corda e il medio la seconda corda. A questo punto, per finire la prima battuta, il dito 1 va al secondo tasto Do diesis della seconda corda, il dito 3 quarto tasto, quinta corda, Do diesis, e faremo esattamente uguale. Quinta corda, micantino, terza corda e seconda corda. Quindi la battuta numero 1. La battuta numero 2 avremo il dito 1 al primo tasto del micantino, che è un Fa, in coppia alla quarta corda a vuoto, il Sol a vuoto, il Si a vuoto. Poi, per finire la seconda battuta, mettiamo il dito 3 al terzo tasto della sesta corda, che è un Sol. Poi suoneremo il Sol a vuoto, terza corda, e il Si a vuoto. Quindi la battuta numero 2. Proviamo a unire le prime due battute. Battuta numero 1. Battuta numero 2. La battuta numero 3 avrà il dito 1 al primo tasto del micantino, che è un Fa, in coppia alla Re quarta corda a vuoto, Sol a vuoto e Si a vuoto. Per finire la battuta numero 3 portiamo il dito 4 al quinto tasto del micantino, che è un La, e il dito 1 al terzo tasto della quarta corda, che è un Fa. Suoniamo queste due corde, quarta e prima corda, terza corda e seconda corda. Quindi la battuta numero 3. Ok? Vi ricordo che le prime tre battute saranno ripetute nella battuta 9, 10 e 11. Quindi adesso vi faccio sentire le prime tre battute. Battuta numero 1. Battuta 2. Battuta numero 3. Ecco, queste sono le prime tre battute e saranno esattamente anche la battuta 9, 10 e 11. Quindi la battuta numero 4 avrà il dito mignolo, era al quinto tasto, andrà al terzo tasto della prima corda, che è un Sol. Il dito 2 al secondo tasto della quarta corda, che è un Mi. Il dito 1 al primo tasto della seconda corda, che è un Do. Partiamo suonando quarta corda e prima corda, terza corda, seconda corda. Il dito 3 della mano sinistra suonerà il terzo tasto della quinta corda, che è un Do, terza corda e seconda corda. Quindi questa battuta suonerà così. Era la battuta numero 4. La battuta numero 5, il dito 1 farà un mini barré al secondo tasto, quindi suonerà le corde di Sol, di Si e di micantino, ma nel micantino aggiungiamo il dito 2 al terzo tasto, che è un Sol. Quindi partiamo suonando quinta corda e Sol, micantino, poi terza corda e seconda corda, che sono sotto al barré. Il dito 4 andrà al quinto tasto del micantino, che è un La, terza corda e seconda corda. Quindi la battuta suonerà così. Proviamo a fare tutte le battute fino qui. Battuta numero 1.
Battuta numero 2. Battuta numero 3. Battuta numero 4. E battuta numero 5. Ora passiamo alla battuta numero 6. Nella battuta numero 6 il dito 4 dal quinto tasto si porta al terzo tasto del mi cantino, che è un sol, il dito 3 al terzo tasto della seconda corda, che è un re, il dito 2 al secondo tasto della terza corda, che è un la. Partiamo suonando quarta corda e mi cantino, terza corda, seconda corda. Alziamo il dito 4 e facciamo suonare il dito 1 al primo tasto del mi cantino, che è un fa, terza corda e seconda corda. Quindi questa battuta suonerà così. Andiamo a vedere la battuta numero 7, dove il dito 2 e il dito 3 rimangono fermi lì. Aggiungiamo il dito 1 al secondo tasto della sesta corda, che è un fa diesis, e suoneremo sesta corda e mi cantino a vuoto. Poi con l'indice della mano destra suoneremo la quarta corda, che è un re. Col dito medio suoneremo la terza corda. Col dito anulare la seconda corda. Poi col dito indice risuoniamo la quarta corda. Col dito medio la terza corda. Quindi questa battuta numero 7 suonerà così. La battuta numero 8 avrà un rallentato per poi tornare a tempo nella battuta numero 9. Il dito 2 rimane fermo lì al secondo tasto della terza corda, sul La. Aggiungiamo il dito 1 al primo tasto della prima corda, Do, e il dito 3 al terzo tasto della sesta corda, Sol. Suoniamo la sesta e la seconda corda, la quarta corda, la terza corda. Alziamo il dito 1 e suoniamo la seconda corda libera. Quindi questa prima parte suona così. Per finire la battuta numero 8 facciamo un bicordo. Dito 1, primo tasto, terza corda, sol diesis. Dito 3, terzo tasto, quarta corda. Suoniamo queste due note contemporaneamente. E col dito 1 ho fatto un legato discendente, primo tasto, terza corda, per suonare il sol a vuoto. Quindi questa battuta numero 8 suona così. Ok? Come vi dicevo, la battuta numero 9 è esattamente come la battuta numero 1. Quindi i due do e partiamo suonando quinta corda e mi cantino a vuoto, terza corda, seconda corda. Il dito 1 dal primo tasto della seconda corda andrà al secondo tasto della seconda corda, il dito 3 dal terzo tasto della quinta al quarto tasto della quinta corda. Quindi quinta corda e prima corda, terza corda e seconda corda. Quindi la battuta numero 9, la battuta numero 10 è esattamente come la battuta numero 2, quindi dito 1, primo tasto, prima corda, fa, in coppia al re, quarta corda a vuoto. Terza corda, seconda corda. Il dito 3 andrà al terzo tasto della sesta corda, che è un sol. Terza corda, seconda corda. Quindi la battuta 10. La battuta 11 è esattamente come la battuta numero 3, quindi dito 1, primo tasto, prima corda, fa, in coppia al re, quarta corda a vuoto, terza corda, seconda corda. Poi il dito 1 andrà al terzo tasto della quarta corda, che è un fa, il dito 4 al quinto tasto del mi cantino, che è un la. Contemporaneamente queste due corde, terza corda e seconda corda. Quindi questa battuta numero 11, la battuta numero 12
suoneremo un Mi maggiore. Il Mi maggiore avrà il dito 2 al quarto tasto della prima corda, che è un Sol diesis, il dito 1 al quarto tasto della terza corda, che è un Si, il dito 3 al quinto tasto della seconda corda, che è un Mi. Partiamo suonando la battuta numero 12 con la sesta corda e la prima corda, la terza corda, la seconda corda. Risuoniamo la sesta corda, la terza corda e la seconda corda. Quindi la battuta numero 12, la battuta numero 13 avrà il dito 1 al quinto tasto del Mi cantino, che è un La, il dito 2 al sesto tasto della seconda corda, che è un Fa, il dito 3 al settimo tasto della terza corda, che è un Re. Partiamo suonando la quarta corda e la prima corda, la terza corda, la seconda corda. Il dito 4 lo posizioniamo al settimo tasto del Mi cantino, che è un Si, e suoniamo per l'appunto questo Si, la terza corda e la seconda corda. Quindi la battuta numero 13, ora la battuta 14, 15 e 16 le facciamo tutte d'un fiato, eh? Quindi dal dito 4 al settimo tasto lo portiamo all'ottavo tasto del Mi cantino, che è un Do, e lo suoneremo in coppia al Sol terza corda a vuoto, poi il dito 1 al terzo tasto del Mi cantino, che è un Sol, il dito 4 al sesto tasto della seconda corda, che è un Fa, il dito 3 al quinto tasto della seconda corda, che è un Mi, il dito 1 al terzo tasto della seconda corda, che è un Re, il dito 3 al quinto tasto della terza corda, che è un Do. Quindi questa prima parte suona così. Il dito 1 e il dito 3 sono fermi lì, e aggiungiamo il dito 2 al quarto tasto della quarta corda e suoniamo contemporaneamente quarta, terza, seconda e prima corda, la terza corda e la seconda corda. Ok? Mi rifaccio dal bicordo: Do, ottavo tasto, Mi cantino, Sol, terza corda a vuoto, il Sol, il Fa, il Mi, il Re, il Do. Aggiungiamo al Re, al Do, anche il secondo dito al quarto tasto della quarta corda, che è un Fa diesis, e suoniamo quarta, terza, seconda e prima corda, la terza corda e la seconda corda. Andiamo avanti mettendo il dito 4 al terzo tasto del Mi cantino, che è un Sol, il dito 3 al terzo tasto della quarta corda, che è un Fa. Suoniamo contemporaneamente quarta corda e prima corda, la terza corda, la seconda corda. Poi mettiamo il dito 1 al primo tasto della seconda corda, che è un Do, Sol a vuoto, dito 2 secondo tasto quarta corda, che è Mi. Suoniamo contemporaneamente quarta, terza e seconda corda. Il dito 3 andrà a suonare il terzo tasto della sesta corda, che è un Sol. Risuoniamo il secondo tasto della quarta corda, che è un Mi. Aggiungiamo il dito 3 al terzo tasto della quinta corda, che è un Do, e suoniamo quinta, quarta, terza e seconda corda per finire. Io mi rifarei molto lentamente dal bicordo Do, ottavo tasto, prima corda, in coppia al Sol, terza corda a vuoto, il Sol, il Fa, il Mi, Re, Do. Aggiungiamo al Re e al Do anche il Fa diesis, quarto tasto, quarta corda, e suoniamo contemporaneamente quarta, terza, seconda e prima corda, la terza corda, la seconda corda. Poi mettiamo il dito 4 al terzo tasto della prima corda, che è un Sol, il dito 3 al terzo tasto della quarta corda, che è un Fa, contemporaneamente quarta e prima corda, terza corda,
seconda corda, poi il dito 1 andrà al primo tasto, seconda corda Do, Sola vuoto, dito 2, secondo tasto, quarta corda Mi, e queste tre corde contemporaneamente, quarta, terza e seconda corda. Il dito 3 suonerà il terzo tasto della sesta corda che è un Sol, risuoniamo il secondo tasto della quarta corda che è un Mi, aggiungiamo il dito 3 al terzo tasto della quinta corda che è un Do e suoniamo quinta, quarta, terza e seconda corda Do maggiore. Ecco, la lezione numero 85 finisce qui. Vi aspetto per l'ultima lezione, la lezione numero 86. Ciao ciao, a presto!